La Sampo conquista un successo importante contro il Notaresco e si avvicina alla zona playoff. Vittoria in sofferta quella sugli abruzzesi che possono recriminare nel secondo tempo per un rigore sbagliato da Maio e un paio di altre situazioni non sfruttate. In casa Sampo si festeggia per il 16° centro di falla e soprattutto per la rete pesantissima di Ferri Marini che torna a risultare dopo quasi 5 mesi di astinenza. Sampo di nuovo col 4-3-1-2, Falle e Cardella davanti, Lisi trequartista, Pacchetto mediano, Buono, Lulli, Amoroso in difesa, da destra Alboni, Conson, Pica e Thomas. Il Notaresco è costretto a cambiare modulo, complici le tante assenze, e si schiera con 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Maio e dall'ex Esposito che viene marcato proprio da Conson, suo compagno di squadra nel 2017-18. L'inizio è positivo per gli uomini di Alfonsi che al decimo saggiano i riflessi di Sciba. Bella apertura di Lulli per Alboni, stop e cross ben calibrato per Fall che da centro area in corna. Il portiere abruzzese alza con la punta delle dita sopra la traversa. Al 16° il risultato si sblocca. Lisi pennella un cross perfetto dalla fascia destra, trovando al centro area lo stacco imperioso di Falle che supera l'incolpevole Sciba. 1-0. Che gol, ragazzi! 3 minuti dopo il Notaresco ha la palla del pari. Cross teso in mezzo di Diarra. Maio di testa colpisce la centro area. Nofrak si supera e alza oltre la traversa. Al 23° Falle riceve palla da Cardella, ma la sua conclusione è sgonfia e per Sciba non ci sono problemi. Al 26° Amoroso deve alzare bandiera bianca. Il cambio è obbligato, al suo posto entra d'agosto. Al 30° arriva il pari notareschino. Maio vince un contrasto a centrocampo con Buono, palla d'Esposito che supera Thomas in velocità. Poi, nonostante l'intervento di Buono e Conson lo costringano ad allargarsi, scarica un destro fortissimo e vincente. Il numero 88 non esulta in segno di rispetto verso i suoi ex tifosi. 1-1. Ad inizio ripresa si vedono gli uomini di Epifani con Maio che ci prova da posizione defilata, ma Nofrak controlla. Al 9° è Lulli il protagonista di una leggerezza. Nella propria area di rigore, invece di spazzare il pallone, tenta un dribbling di troppo e in scivolata tocca Maio che cade. Rigore. Sul dischetto lo stesso numero 9 che però si fa ipnotizzare da Nofrak, il quale vola a respingere sulla sua sinistra. Pericolo scampato. Il Notaresco accusa il colpo e la Samba si fa vedere dalle parti di Sciba con Angiulli e Conson che non hanno fortuna. Alla mezz'ora altro dribbling per la difesa di Alfonsi con Esposito davvero incontenibile che fugge lungo l'auto mancino e crossa in mezzo dove arriva Diarra che in diagonale fa la barba al palo. Alfonso si gioca la carta Ferri Marini al posto di uno spento Cardella e per l'ex Monterosi ci mette davvero poco a sfruttare l'opportunità. Corre il 39° quando Lisi insiste a sinistra, scodella un pallone al centro dove al volo il numero 10 è bravissimo a irrompere di sinistro e a battere Sciba con un tiro fortissimo. È 2-1 e grande esultanza per Ferri Marini che non segnava dal 5 dicembre sempre a Rivera col Castelnuovo. Nei 4 minuti di recupero non succede praticamente nulla e al fischio finale è ancora festa per la che continua la sua risalita mentre il Notaresco deve leccarsi le ferite per l'ennesima occasione persa nella sua strana stagione. È una bella partita, secondo me noi abbiamo fatto una grande gara perché ci siamo arrivati anche in condizioni non ideali perché abbiamo dovuto cambiare modulo ieri perché avevamo delle defezioni importanti. La squadra ha giocato bene, ha fatto quello che doveva fare. Però c'è grandissimo rammarico, in questo momento c'è grande rammarico perché veniamo da partite dove è incredibile quello che ci sta accadendo. Anche oggi credo che la squadra meritava molto di più di quello che è successo. Rientriamo in secondo tempo, sbagliamo il rigore, sbagliamo un'altra situazione, sbagliamo il gol di Diarra e pigliamo un gol stupido perché non dovevamo prenderlo a 5 minuti alla fine un gol del genere. E c'è grande rammarico, dispiace perché meritavamo sicuramente di più oggi. Esposto è un giocatore che non ci doveva dimostrare oggi il suo valore, speravamo che non lo dimostrasse, l'ha dimostrato anche oggi quello che può fare in questa categoria. Siamo stati bravi, eravamo partiti bene, poi il gol ci ha un attimino tagliato le gambe, il secondo tempo si è fatta sentire un pochetto la stanchezza la partita di mercoledì, il primo caldo, oggi c'era anche questo primo caldo, però non ci siamo scomposti, siamo stati fortunati oggi sul rigore, è stato bravissimo Tobias e poi sono contento per Daniele Ferri Marini che fino adesso ha sofferto fuori, ha avuto poco spazio, però i grandi giocatori, come diceva sempre lui, basta una palla mister, oggi ha avuto la palla, l'ha buttata dentro.